lettura del messaggio che il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato a Monsignor Paglia, alla Pontificia Accademia per la Vita e a voi tutti i partecipanti a questo congresso. Eccellenza Reverendissima, a nome del Santo Padre Francesco e mio personale, rivolgo un cordiale saluto a lei, agli organizzatori e ai partecipanti al convegno sulle cure palliative. Si tratta di argomenti che riguardano i momenti conclusivi della nostra vita terrena e che mettono l'essere umano a confronto con un limite che appare insuperabile per la libertà, suscitando a volte ribellione e angoscia. Per questo nella società odierna si cerca in molti modi di evitarlo e di rimuoverlo, trascurando di ascoltare l'ispirata indicazione del Salmo, Salmo 89, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ci priviamo così della ricchezza che proprio nella finitezza si nasconde e di un'occasione per maturare un modo più sensato di vivere sul piano sia personale sia sociale. Le cure palliative invece non assecondano questa rinuncia alla sapienza della finitezza ed è qui un ulteriore motivo dell'importanza di queste tematiche. Esse indicano infatti una riscoperta della vocazione più profonda della medicina, che consiste prima di tutto nel prendersi cura. Il suo compito è di curare sempre, anche se non sempre è possibile guarire. Certamente l'impresa medica si basa sull'impegno instancabile di acquisire nuove conoscenze e di sconfiggere un numero sempre maggiore di malattie. Ma le cure palliative attestano all'interno della pratica clinica la consapevolezza che il limite richiede non solo di essere combattuto e spostato, ma anche riconosciuto e accettato. E questo significa non abbandonare le persone malate, ma anzi stare loro vicino e accompagnarle nella difficile prova che si fa presente alla conclusione della vita. Quando tutte le risorse del fare sembrano esaurite, proprio allora emerge l'aspetto più importante nelle relazioni umane, che è quello dell'essere. Essere presenti, essere vicini, essere accoglienti. Questo comporta anche il condividere l'impotenza di chi giunge al punto estremo della vita. Allora il limite può cambiare significato, non più luogo di separazione e di solitudine, ma occasione di incontro e di comunione. La morte stessa viene introdotta in un orizzonte simbolico a cui interno può risaltare non tanto come il termine contro cui la vita si infrange e soccombe, quanto piuttosto come il compimento di un'esistenza gratuitamente ricevuta e amorevolmente condivisa. La logica della cura richiama infatti quella dimensione di mutua dipendenza d'amore che emerge certo con particolare evidenza nei momenti di malattia e di sofferenza, soprattutto al termine della vita, ma che in realtà attraversa tutte le relazioni umane e anzi ne costituisce la più specifica caratteristica. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Romani 13,8. Così ci ammonisce e ci conforta l'Apostolo. Appare allora ragionevole gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall'inizio della vita e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l'arco del suo svolgersi e la cura da prestare responsabilmente agli altri nel susseguirsi delle generazioni fino ad abbracciare l'intera famiglia umana. Per questa via può accendersi la scintilla che collega l'esperienza dell'amorevole condivisione della vita umana fino al suo misterioso congedo, con l'annuncio evangelico che vede tutti come figli dello stesso Padre
e riconosce in ciascuno la sua immagine inviolabile. Questo prezioso legame sta a presidio di una dignità umana e teologale che non cessa di vivere neppure con la perdita della salute, del ruolo sociale e del controllo sul proprio corpo. Ecco allora che le cure palliative mostrano il loro valore non solo per la pratica medica, perché anche quando agisce con efficacia, realizzando guarigioni talvolta spettacolari, non si dimentichi di questo atteggiamento di fondo che sta alla radice di ogni relazione di cura, ma anche più in generale per l'intera convivenza umana. Il vostro programma di questi giorni mette bene in evidenza la molteplicità di dimensioni che entrano in gioco nella pratica delle cure palliative. Un compito che mobilita molte competenze scientifiche e organizzative, relazionali e comunicative, includendo l'accompagnamento spirituale e la preghiera. Oltre alle diverse figure professionali, va sottolineata l'importanza della famiglia per questo percorso. Essa riveste un ruolo unico come luogo in cui la solidarietà tra le generazioni si presenta come costitutivo della comunicazione della vita e il reciproco aiuto si sperimenta anche nei momenti di sofferenza o di malattia. E proprio per questo, nelle fasi finali della vita, la rete familiare, per quanto fragile e disgregata possa risultare nel mondo odierno, costituisce pur sempre un elemento fondamentale. Sicuramente possiamo imparare molto su questo punto dalle culture in cui la coesione familiare, anche nei momenti di difficoltà, è tenuta in grande considerazione. Un argomento molto attuale per le cure palliative è quello della terapia del dolore. Già Papa Pio XII aveva legittimato con chiarezza, distinguendola dall'eutanasia, la somministrazione di analgesici per alleviare dolori insopportabili non altrimenti trattabili, anche qualora, nella fase di morte imminente, fossero causa di un accorciamento della vita. Oggi, dopo molti anni di ricerca, l'accorciamento della vita non è più un effetto collaterale frequente, ma lo stesso interrogativo si ripropone con farmaci nuovi che agiscono sullo stato di coscienza e rendono possibili diverse forme di sedazione. Il criterio etico non cambia, ma l'impiego di queste procedure richiede sempre un attento discernimento e molta prudenza. Esse sono infatti assai impegnative sia per gli ammalati, sia per i familiari, sia per i curanti. Con la sedazione, soprattutto quando protratta e profonda, viene annullata quella dimensione relazionale e comunicativa che abbiamo visto essere cruciale nell'accompagnamento delle cure palliative. Essa risulta quindi sempre almeno in parte insoddisfacente, sicché va considerata come estremo rimedio, dopo aver esaminato e chiarito con attenzione le indicazioni. La complessità e la delicatezza dei temi presenti nelle cure palliative chiedono di continuare la riflessione e di diffonderne la pratica per facilitarvi l'accesso. Un compito in cui i credenti possono trovare compagni di strada in molte persone di buona volontà. Ed è significativo che in questa prospettiva siano presenti al vostro incontro rappresentanti di diverse religioni e di diverse culture, in uno sforzo di approfondimento e in un impegno condiviso. Anche nella formazione degli operatori sanitari, di chi ha responsabilità pubbliche e nell'intera società, è importante che questi sforzi siano portati avanti insieme. Mentre raccomanda di pregare per il suo ministero, il Santo Padre invia di cuore a lei, Eccellenza, e a tutti i partecipanti al convegno la benedizione apostolica. Unisco il mio personale augurio e mi confermo con sensi di distinto ossequio
Pietro Cardinal Parolin, segretario di Stato.